Buonasera, eccoci qua. Io sono Venanzio e come sempre vi propongo degli elettroutensili professionali e a volte anche hobbistici. Prima di tutto volevo ringraziare i nuovi follower che si sono iscritti al canale, spero che siamo sempre di più. E in particolare, come sempre, ringrazio i miei amici della affilatura Utensileria Ferramenta Cervellin. Mi raccomando, qualunque cosa dobbiate affilare, i dischi della squadratrice, i nastri della sega a nastro, le catene della motosega o anche i coltelli di casa, le forbici, qualunque cosa, se siete in zona portateli da loro, andate a Tezze sul Brenta perché loro sono proprio lì ad aspettarvi, ok? Bom, perfetto. Stavamo dicendo che stasera trattiamo di un prodotto hobbistico. Se dico hobby, cosa pensate? A quale marchio pensate? Il primo marchio che pensate, se uno dice hobbistica, trapano hobbistico, trapano avvitatore hobbistico, Black & Decker. Black & Decker è un prodotto che è un marchio che a livello mondiale sta praticamente in tutte le case. A livello mondiale ha introdotto tantissime persone, milioni di persone all'hobby della manualità, del fai da te, del farsi il mobiletto, del farsi la seggiolina, di farsi il gabello, la mensola, la credenzina, queste cose qua. Chi di noi non ha mai avuto in casa un o nel proprio garage un avvitatore o un seghetto alternativo della Black & Decker, tutti. Io credo che in qualunque casa italiana e non ci sia un o ci sia stato un prodotto della Black & Decker, ok? Detto questo, io direi che possiamo anche passare all'unboxing. Inizio a mostrarvi subito questo. Io stasera mi presento vestito da lavoro, non ho avuto neanche il tempo. Come sono entrato in casa, facciamo subito sto video e via. Non sono neanche marchiato Cervellin stasera, però sono marchiato Rupes. Ok, vabbè. Prendiamo questa scatoletta qua, la scatola con cui viene venduto. Niente valigetta di plastica, stavolta se la volete la comprate separatamente. Questa volta si è cercato di contenere il costo. Quindi scatola di cartone con tutte le indicazioni: fotografia del prodotto, garanzia di 2 anni, descrizione. Sì, ho sempre il dito pesto io ancora, lo sto perdendo sta unghia, vabbè. Meglio perdere l'unghia che qualcos'altro. Allora, 26 newton metro, quindi il picco massimo è di 26 newton metro. La batteria fa anche cosa interessante, perché su tante marche, su altri marchi c'è la possibilità di aggiungere alla batteria del vostro trapano avvitatore o quello che è un adattatore che gli permette anche di fare da power bank, cioè di poter essere poi collegato ad un telefonino per ricaricare un telefonino o quello che è. In questo caso no, in questo caso all'uscita diretta, eccola qua. Adesso dopo ve la mostrerò direttamente. Questa batteria alimenta una serie di elettroutensili non enorme come nel caso di Bosch Verde e di altri, perché ci sono solo tre. Quindi c'è il trapanavitatore, questo che tra un po' andremo a vedere, un saetto alternativo e una lampada. Si tratta quindi di una linea più che hobbistica, direi domestica. Va bene? Oh. Qua ripete quello che è ripetuto sulla facciata principale della scatola e qua ci sono varie spiegazioni. Va bene, parte in italiano. Trapano avvitatore 12 volt con batteria, con porta USB e cavo carica batterie. Sì, eccola qua, altra frase in italiano. Qua ci sono tutte le lingue. Vabbè. La stessa batteria a litio per un'intera gamma di elettroutensili fai da te. Intera, sono quattro, non è che in questo caso non è così enorme. Grazie all'apposita porta USB, la batteria può anche diventare power bank per il tuo smartphone. Bene, perfetto. Meno di 1 chilo, pesa poco meno di 1 chilo. I giri sono da 0 a 550 per minuto. Il mandrino porta al massimo 10 mm, quindi se avete punte con codolo 13 non va bene questo. A parte che essendo un trapanetto, usare delle punte troppo lunghe significa assassinarlo. Vabbè. Quindi penso che anche il buon senso ci dice che made in China, qui dice made in China, e iniziamo a tirare fuori cosa c'è nella scatola. Allora, intanto qui abbiamo un caricabatterie con un filo anche bello lungo. Eccolo qua. Questo è il caricabatterie marchiato Black & Decker. Made in PRC, quindi fatto in Cina, fatto in Cina. Come avete notato da questa parte, ha la stessa uscita del
del caricabatterie dei telefonini. Ho provato a caricarla col caricabatterie dei telefonini, la batteria e me la carica. Quindi è anche una cosa molto versatile, non è necessario avere per forza il suo caricabatterie come su altri avvitatori, su altri caricabatterie che necessitano del suo caricabatterie, ma se siete in giro a fare un lavoretto col caricabatterie del telefonino, la ricaricate anche con quello. Dopo cosa troviamo nella scatola? Troviamo il cavetto per la funzione di power bank, uscire dalla batteria carica ed entrare a caricare il vostro smartphone o telefonino o cellulare o quello che è. Ok, buona. Dopo abbiamo questo strano tappo. A cosa serve? Ve lo mostro, ve lo spiego fra un pochino. Passiamo alla batteria. La batteria è il punto forte di questo set composto da avvitatore, carica batterie e batterie. Sì, sapete che per la maggior parte delle volte una batteria costa di più a comprarla rispetto al corpo macchina, quindi anche in questo senso dico che è un punto forte, essendo anche una batteria un po' raffinata con le sue belle cosine. Niente, ve la mostro. Va bene, sotto ha questa marca Black & Decker, plastica argentata di qualità non sembra eccelsa. Queste parti arancioni sono in gomma, negli spigoli. E andiamo a leggere l'etichetta, sempre made in China, no, made in Malaysia. Le celle all'interno sono made in Malaysia e l'assemblaggio fatto in Cina. Vabbè, 12 volt, 1,5 ampere, è una batteria da 1,5 ampere, quindi non ci fate le giornate. Ci si lavora, ma insomma, comunque dopo parliamo anche di quello. Questa batteria è del 2021 e qui torna in ballo il nostro tappino di poco fa. Siccome si può usare anche da power bank, come dicevamo, quindi solo se lo porta via in borsa, nel borsello, lo tiene sopra la scrivania e quant'altro, non è saggio tenere non è saggio tenere le entrate qua dei contatti della batteria così aperti. Allora, con questo tappino andiamo a chiuderlo, eccola qua, è chiuso, non esce ed è protetto, i contatti sono protetti, e a questo punto qua potete tranquillamente usare la vostra uscita e utilizzarlo come power bank. E infine veniamo al corpo macchina, anzi metto anche già su la batteria, così vi faccio vedere in che modo insolito si innesta. Questa non si innesta, prima di innestarla però devo togliere questa, perché se lo usate con l'utensile, questo va tolto. Questo va messo solo quando lo usate come power bank. Lo rimettiamo nella scatola. Va bene. Non ha il solito sistema a slitta che hanno quasi tutti gli avvitatori, cioè non vado così a spingere finché sento clack, ma andiamo da sotto, sì, è così. Eccola qua. La risganciamo. Così ve lo faccio vedere un po' meglio, ok? Io preferisco la versione a slitta, sinceramente, comunque vabbè, così è e così me la tengo, ok? Buona! Allora, vi mostro il corpo macchina. Ah, viene anche con un puntale di quello lungo che adesso non ho qui a disposizione, non viene col porta inserti a cui si possono mettere e togliere gli inserti corti, ma viene con un inserto lungo e basta. Buona. Quindi, mandrino in plastica. Mancanza, qui c'è una mancanza che evidentemente si è fatto economia. Non ha la stretta ad una mano, non potete serrare la punta che mettete con una sola mano, come su ormai tutti i trapani avvitatori, ma abbiamo le due parti, quindi dobbiamo fare così. Con una mano tengo questa parte, con l'altra mano vado a stringere. Questa è una soluzione che ci porta indietro però di 8 anni, 10 anni, 12 anni. Questa dovrebbe essere una soluzione obsoleta e superata e dimenticata. Qua l'hanno riproposta, si può usare lo stesso, ma non mi vede d'accordo questa scelta. Quanto in più costava mettere un mandrino di quelli che hanno adesso tutti gli trapani avvitatori, non solo quelli professionali, ma anche quelli hobbistici, quanto in più costava? Vabbè, comunque si è scelto per questo. Questa ghiera grigia di plastica è evidentemente hobbistica, questa parte nera sopra tutta in plastica, questa già rifinita meglio, con il suo bel marchio in grande,
qua l'etichetta che fra un po' andiamo a leggervi, è una cosa che mi piace, tutta questa parte arancione è tutta in gomma, gomma morbida con un bel ottimo grip. Là vicino vediamo se si riesce a vedere bene, forse con queste luci non si vede bene, ma comunque è finita in una, ha una finitura tutta zigrinata che si percepisce veramente di qualità. Tutta questa parte arancione è tutta gomma, bello, ottimo, mi piace. Sì, questa è una bella soluzione, anche la forma che hanno dato qui davanti mi piace molto. Quello che non mi piace è questo bianco. Adesso Black & Decker di solito era tutto arancione, la livrea completamente arancione. Dopo hanno aggiunto il nero e vabbè, dopo c'è il grigio, dopo c'è il bianco. Almeno questo bianco che non c'entra proprio niente, li potevano fare neri sti due tastini, oppure arancioni, li trovavamo lo stesso. Questo bianco significa iniziare, anche qui c'è, iniziare ad avere un po' troppi colori. Dal punto di vista estetico a me non piace per nulla quel discorso lì. Però loro sanno cosa stanno facendo e vabbè. Sì, devo leggervi l'etichetta e poi farvi sentire il cambio di coppia. L'etichetta, vabbè, made in China, da 0 a 550 giri al minuto, 10 mm di il massimo del codolo che può portare il mandrino, insomma quello che avevamo già letto nella scatola di confezione. Ve lo faccio sentire acceso. 550 non sono tantissimi effettivamente, ci sono trapanettatori che fanno anche molto di più, anche il triplo, quindi abbiamo pochi giri, ma come trapano avvitatore va bene, e per forare idem. La sua lucetta che illumina bene la zona di lavoro. Io su certi trapani avvitatori, anche di marche superiori come livello professionale, trovo questa lucetta in posizioni che non vanno bene, che non vanno bene e non illuminano bene. Questa invece illumina bene la zona di lavoro, dove va a finire la punta del trapano o del nostro porta inserti. Buona. La macchina ve l'ho mostrata bene, è ben bilanciata, quindi quando la metti sta tranquillamente, ma anche in mano si sente ben bilanciata e, come abbiamo detto prima, è anche leggera, non arriva al chilo. Che dire? Ah sì, dovevo mostrarvi una cosa che mi piace, il cambio di coppia, come scatta bene. Si sente? Un rumore secco che mi sa di qualità, non quel rumorino strano, cracri. Questo, ma senti. Buono, perfetto. Qui le regolazioni di coppia sono 10 più diretto, quindi per forare. 10 modalità, 10 potenze, come si può dire? 10 regolazioni di coppia, sì, più la vitatura. Come sempre io ho fatto il mio test, la mia prova, come sempre faccio su tutti i trapani avvitatori, da 12, da 18 volt, con batterie grandi, piccole, io faccio un test. Con una batteria, vediamo se riesco a slanciarla, ah no, perché qua è il contrario, ecco, no, per quello dico che non mi piace molto questo sistema, preferivo il sistema slitta. Con una batteria completamente carica, con la batteria completamente carica che viene data in dotazione insieme alla macchina, io, il mio test, che chi mi segue da un po' conosce già perché negli altri video inerenti ai trapani avvitatori e agli avvitatori ad impulsi ho già attuato, ecco, con una carica completa di una sola batteria devo infilare sull'abete, su un listello di abete da 7 cm, una vite da 4,5 x 70, quindi 7 cm. Infilarla completamente con la testa a pari e risvitarla, quindi avvitarla e risvitarla. La prova consiste nel avvitarla e svitarla 100 volte se ci arriva la batteria, e dopodiché con una punta da 25 continuare a forare il listello, questo morale che ce l'ho qua, eccolo qui, morale da 70 di spessore, vediamo se riesco a farlo stare fermo. Con questa spada o punta piatta che dir si voglia, da 25 fare un foro parte per parte, cioè che esca fuori, ok? L'esito della prova che ha avuto questo trapano avvitatore è che mi ha
ha vitato e svitato 100 volte la vite da 4,5x70 sul listello che avete visto poco fa. Ha vitato e svitato 100 volte. Mi aspettavo molto meno, sinceramente, su una batteria da 1,5A. Dopodiché ho messo su questa, la punta piatta da 25, e si è fermata, basta. Quindi l'esito è 100 viti da 4,5x70, avvitate e svitate senza problemi. Senza problemi. Diciamo che gli altri trapani avvitatori che ho provato personalmente, o anche qua, perché ho provato un Fenchio, intendiamoci, tutto un altro marchio, che era da 12 volte anche quello, me li ha buttati dentro e fuori con meno fatica. Qui, verso l'ultimo centimetro che doveva finire di avvitare, sentivo che sforzava un po'. Però non si è scaldato, le ha avvitate tutte 100 senza problemi, ok? Senza fermarsi, perlomeno, e senza scaldarsi. Quindi i fori sono questi, eccoli qua, 100 fori di questi. Questi sono i segni, i buchetti che la vite, che vi ho mostrato poc'anzi, dove ce l'ho, vabbè, ve l'ho già mostrata, hanno fatto andando dentro e fuori. 100 fori. Direi che l'elettroutensile in questo senso è più che promosso. Io mi aspettavo molto meno, mi sono detto ne farà 50. Sono anche viti enormi, chissà se ce la fa a buttarle dentro, e invece ce l'ha fatta tranquillamente. Solo ecco, ripeto, l'ultimo centimetro sentivo che sforzava un po', ma comunque con la sua velocità è riuscito a buttarle dentro. Ok? Io direi che facciamo una prova, ecco, buttiamo dentro una vite sul famoso listello. Questi sono i fori che faccio, questi relativi a una prova precedente dell'avvitatore Impulsi Metabo, è questo che trovate sotto, se scorrete nel canale lo trovate. Proviamo a fare un buco qui in qualche punto libero e così vedete quanto ci mette a buttare dentro, ad avvitare completamente questa vite da 4,5x70. Andiamo qua e al massimo sì, ok, si vede? Aspetta, mi metto un po' da parte, sì, si vede bene. Avvitata completamente. Adesso vi faccio vedere quanto tempo ci mette per svitarla. Non è un fulmine, evidentemente non è un fulmine. La avvitiamo di nuovo, così vedete meglio. Vediamo se si vede. Aspetta che mi metto un po' da parte. Eccolo qua. E la risvitiamo. Questo che ho appena fatto con un'unica batteria lo ha fatto 100 volte durante il mio test. Dai, direi che va bene, direi che ci si può lavorare. Allora, passiamo ai pro e ai contro. I pro, beh, intanto è economico. Adesso qua sul canale, non per scelta mia ma anche del partner del canale, non diciamo prezzi. Però si trova a un prezzo più che accessibile per essere corpo macchina, carica batterie e una batteria come questa, con le funzionalità particolari che ha, direi che va più che bene. Prezzo accessibile, complessivamente è ben costruito, al di là che hanno fatto diventare un arlecchino tutti questi colori, a me non piacciono, ma comunque quello è una questione soggettiva. Il marchio è arcinotto, Black & Decker, probabilmente il marchio più conosciuto di elettroutensili al mondo. Non stiamo dicendo il migliore, stiamo dicendo senz'altro il più conosciuto. Il contro è che la potenza magari è un po' limitata. Abbiamo detto che sono 24 Nm. Sì, 24. Dove stava scritto? 26 Nm. Non è tantissimo, quindi se dovete fare dei fori un po' importanti, un po' grandi, di grosse dimensioni, non lo potete fare con questo perché lo rovinate. A chi è consigliato? Beh, qua il professionista direi che può passare oltre. Consigliato al lobbista. Magari lobbista che ne fa un uso continuativo, lobbista che ogni sera si metterà a farsi i suoi lavoretti, le sue cose, i lavori per casa, penso che possa comunque passare a una gamma superiore. Sempre stando in Black & Decker, loro, ecco, la Black & Decker ha in listino una bella gamma da 18 volt, per esempio. Quella la vedo adatta
all'uso hobbistico continuativo nel tempo. Questo lo vedo per un uso saltuario, un uso domestico e l'uso hobbistico saltuario comunque. Cosa c'è da dire? C'è da dire che questa batteria è un bel plus con questo sistema di poter essere usato anche come power bank. Quindi perché lo dico che può essere adatta per l'uso domestico? Perché questo lo usate anche sempre, nel senso se lo tenete, se lo portate in giro e lo usate come power bank e il corpo macchina lo tenete nel cassetto, in casa, eccetera, eccetera, può comunque essere usata sempre la batteria per usarla come abbiamo detto poc'anzi. Quindi in questo senso non lo vedo come uno strumento che può stare in un laboratorio, non in un laboratorio professionale ovviamente, ma poco anche in un laboratorio hobbistico. Questo è il suo territorio migliore, il territorio in cui si muove meglio è l'uso domestico, ok? Lavorate in casa, saltuari. Anche se, come avete visto, sentito dal test, se l'è cavata egregiamente, ma non penso che possa reggere quell'uso lì di buttare dentro 100 viti e risvitarle ogni giorno, non credo che durerebbe. Se volete una trapano avvitatore che faccia quel lavoro, dovete passare a una gamma superiore della Black & Decker o di qualche altro marchio. Detto questo, io non mi resta che salutarvi, ve lo mostro per l'ultima volta, ringraziarvi per esserci stati anche oggi. Voi in realtà vi aspettavate la lamellatrice della Virutex, ce l'ho qui, promesso, eccola qua, arriva domenica questa, eccola qui, non mi sono dimenticato, no, c'è stato solo un piccolo cambiamento di programma, eccolo qui, AB111N, questa domenica arriva anche il video test della lamellatrice della Virutex, questo è stato un cambio di programma, quindi niente, dai. Grazie ai miei amici della filatura, ferramenta, utensileria Cervellin che stanno a Tezze sul Brenta, andate a trovarli, mi raccomando, e a vedere la loro enorme gamma di elettroutensili che hanno in pronta consegna in negozio. E ci vediamo la prossima volta. Ciao, grazie, ciao.